probabilmente, non sarà l'ultimo punto. Purtroppo quando i riflettori del successo si spengono, anche i personaggi più noti, quelli più amati dal pubblico, possono cadere nel dimenticatoio, e, anche la loro vita, da un anno all'altro può cambiare, notevolmente. Punto e apostrofo. Successo anche a Nick Luciano, ex cantante dei Cugini di Campagna. Dopo l'enorme successo conquistato con la band negli anni 70, 80 e 90, Luciano aveva deciso di intraprendere la carriera da solista che, però, non è stata altrettanto fortunata. Così, da qualche tempo a questa parte, il cantante ha dovuto rivedere il suo stile di vita e, quindi, anche quello della sua famiglia. La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. È come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato con te, ha confessato il cantante in un'intervista a noi. L'ex dei Cugini di Campagna ha poi aggiunto: lo, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l'autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo per lo più in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile, e sono diventato un uomo di casa. Tra i sogni di Nick c'è, ancora, quello di tornare in televisione. Sia Flavio Montucchio nel 2012 sia Dario Bandiera nel 2017 mi hanno imitato ed è arrivato il momento per far conoscere al pubblico un nuovo Nick Luciano. Poi, sempre a modo, il cantante ha lanciato un appello: mi piacerebbe cantare un rap in falsetto con Fabio Rovazzi. Chissà che non sia proprio il giovane rapper a dare una nuova opportunità a Luciano.